parlare sapete a chi mi riferisco. Salutiamo Alessia e diamo la parola alla collega Valentina Vezzali. Buongiorno a tutti, è per me un grandissimo piacere essere qui con voi. Non ci siamo incontrati in altre circostanze, ma oggi è una bella circostanza. Qualche mese fa, come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, abbiamo approvato in Parlamento la legge che introduce il reato di omicidio stradale e non so se lo sapete, ma fra le 11 proposte di legge abbinate per l'introduzione di questo reato c'era anche una mia proposta di legge. Io vengo dal mondo dello sport, ma faccio parte della Polizia di Stato e la legalità dal mio punto di vista è una cosa molto importante e credo che la deterrenza, quindi cercare di stimolare le persone affinché non vengano indotte a compiere dei comportamenti irresponsabili, io parlo soprattutto dei giovani perché molto spesso quando si trovano in discoteca, si trovano a festeggiare fra di loro o a fare chissà cosa, prendono con leggerezza il mettersi in auto dopo aver non essendo all'altezza e quindi possono essere un pericolo per se stessi e per gli altri. Parlo da parlamentare ma parlo anche da mamma, ho due figli che nell'ottica quando saranno grandi potranno trovarsi in situazioni che sono successe, che purtroppo accadono ancora e che devono essere responsabilizzati, quindi sono felicissima che il reato di omicidio stradale sia diventato legge, una piccola grande conquista, gli obiettivi si raggiungono un passo alla volta, l'importante è che ci sia la volontà di poter arrivare a quello che si vuole e io sono contenta che come me ci sono tanti altri colleghi che hanno supportato questa iniziativa e poi ci siamo trovati con il collega Emiliano a discutere dell'istituzione di questa giornata della memoria delle vittime e quando ne abbiamo discusso io mi sono trovata con molta decisione ad approvare questa proposta di legge. Come è stato detto ce ne sono tantissime di proposte di legge che vogliono istituire una giornata per qualsiasi cosa e quindi questo molto spesso potrebbe far perdere di valore delle proposte di legge, ma questa è molto importante. Reato di omicidio stradale legge, istituzione di una giornata della memoria delle vittime della strada che dal mio punto di vista, così come dei miei colleghi, perché quelli che mi hanno preceduto hanno sottolineato questo, può contribuire a costruire una coscienza e una consapevolezza collettiva rispetto a questo tema. E io credo che il messaggio che noi vogliamo mandare, ovvero quello del ricordo, è quello che possa arrivare ai giovani, a quelli che troppo spesso, come ho appena detto, e con superficialità, si abbandonano a momenti di leggerezza senza comprendere poi quali conseguenze possano provocare queste euforie. Se poi ci si mette sulla strada senza prima aver sfumato gli effetti dell'alcol e delle sostanze stupefacenti. E se vale il principio che la libertà non è un valore astratto, ma un bene che porta con sé il limite del rispetto che dobbiamo al prossimo, questo è ciò che dobbiamo ed è necessario insegnare. Non siamo soli, liberi senza limiti, ma siamo in questo mondo liberi di interagire con la comunità e siamo parte di essa. Ricordare è sacrosanto, ma non basta, bisogna educare al rispetto. Solo così potremo costruire una società migliore e potremo dire che l'allarme sociale sia scongiurato. Quindi io sono felicissima di questa proposta di legge e mi auguro che il prima possibile possiamo essere di nuovo tutti qui a poter ricordare le vittime della strada perché non dobbiamo dimenticare quello che è successo perché dobbiamo educare i nostri figli ad avere un rispetto per gli altri e a vivere in un mondo migliore. Grazie.